Buongiorno ragazzi, oggi andiamo a vedere un contorno di verdure gratinate. Qualunque essa sia la nostra verdura, oggi faremo cavolfiore, può essere dei finocchi, possono essere dei broccoli, qualsiasi cosa. Ricordatevi che c'è sempre la tempistica di cottura, quindi dobbiamo preparare prima il vegetale che andrà sbianchito e poi gratinato. Ora guardiamo bene le tecniche per fare queste verdure gratinate. Gli ingredienti quali sono? Della besciamella, del parmigiano, un po' di panna, dei tuorli, ovviamente il vegetale da gratinare, sale, pepe e dell'olio. Andiamo a pulire il nostro vegetale. In questo caso, come oggi, il cavolfiore, andiamo a tagliarlo a metà e cercare di recuperare più fiorellini possibili. Come vedete, il cavolfiore all'interno ha dei ramoscelli, dei fiorellini, no? Quindi se noi riusciamo a staccarli bene e mantenere omogeneamente la stessa dimensione di ogni fiorellino che noi andremo a cuocere, la cottura sarà omogenea e il risultato finale sarà piacevole. Una volta tagliati tutti quanti i cavolfiori omogeneamente, andremo a farli bollire in acqua leggermente salata. Mentre il cavolfiore bolle, andiamo a preparare la nostra salsa Murnì. La salsa Murnì cos'è? È una besciamella, quindi salsa besciamella già preparata, che dobbiamo ricordarci tutti. La dose classica è 1 litro di latte, 10 grammi di sale e si porta a bollore. Nel mentre facciamo spumeggiare, sciogliere 100 g di burro, aggiungiamo 100 g di farina e otteniamo il roux. Una volta che il roux è fatto, si lascia riposare un secondo, che deve essere a temperatura diversa dal latte. Quando il latte bolle, poco per volta il latte andrà all'interno del roux. Con l'ausilio di una frusta iniziamo a creare la nostra besciamella, dopodiché andremo sulla fiamma e la porteremo a bollore. Fatto questo, otteniamo la besciamella. Ricordatevi che la besciamella quando si raffredda sopra fa un velo di una consistenza diversa, quindi per non far sì che questa, chiamiamola pellicina, si possa formare, andiamo a mettergli della pellicola a contatto in modo tale che lo shock termico non gli faccia fare questa pellicina di besciamella che si addensa. Torniamo alla nostra salsa Morini. Una volta fatta la besciamella, all'incirca qua abbiamo 500 grammi di besciamella. Andremo ad aggiungergli, una volta che si è scaldata leggermente, andremo ad aggiungergli 150 grammi di panna e due tuorli. Mischiamo bene la panna con i tuorli, aggiungiamo un pizzico di pepe, aggiungiamo un pochino di parmigiano. Mischiamo ancora bene il tutto. Quando la nostra besciamella si è intiepidita, quindi arrivata allo stato morbido, non deve essere bollente perché altrimenti se è bollente rischiamo di coagulare le uova. Ricordatevi che la proteina dell'uovo coagula a 5, superiore ai 58 gradi. Uniamo bene panna, tuorli, questo composto, sempre con una frusta lontano dal fuoco, andiamo a mischiarla bene. Facendo così otteniamo la nostra salsa Morni. Ora la nostra salsa Morni è pronta, la parcheggiamo un secondo. Andiamo a scolare i nostri cavolfiori. Ricordatevi che passandoli in forno a gratinare non devono essere stracotti, ma dobbiamo lasciare il prodotto abbastanza al dente. Una volta che li abbiamo scolati tutti, li ho raccolti dall'acqua. Ok, ne mancano un paio, perfetto. Prendiamo una pirofilina,
andiamo a mettere un cucchiaio di salsa Mornì sotto la nostra pirofila. Dopodiché disponiamo bene i nostri cavolfiori. Una volta disposti bene su tutta la pirofila, andiamo a cospargere bene di salsa Mornì i nostri cavolfiori. Dopodiché una bella manciata di parmigiano grattugiato. Andiamo a infornarli a 200 gradi per pochi minuti. Devono soltanto gratinare sopra, perché comunque il cavolfiore è già cotto, terminerà la sua cottura e sopra farà una crosticina interessante. Passato il tempo di gratinatura, possiamo infornare i nostri cavolfiori gratinati, augurandovi così buoni cavolfiori a tutti quanti.